Pina di Aronanza, dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo di Campo di Pietra. Allora, una nuova scuola che si inaugura, una scuola che accoglie tanti bambini, non soltanto, diciamo, un luogo fisico sicuramente sicuro, però anche una, cioè, diciamo, l'importanza di un centro vitale per la cultura, per la socialità di un paese. Condivido assolutamente l'impostazione di questa domanda, anche perché la scuola non è solo un luogo fisico, ma è anche un luogo fisico, per cui avere una scuola bella, una scuola luminosa, una scuola sicura, tranquillizza noi operatori della scuola e le famiglie, che stiamo creando le condizioni giuste per la vivibilità e la formazione dei nostri alunni, ma è anche un luogo in cui si trasmette cultura, si fa educazione. Io trovo interessante una frase di cui non saprei neanche riferire l'origine, perché l'ho letta tanti anni fa, quando ancora non facevo questo lavoro, e praticamente l'educazione è quello che rimane quando noi abbiamo poi dimenticato tutto quello che ci ha dato la scuola, quindi tutte le attività, la formazione, la cultura che ci ha trasmesso, noi si trasforma, si deve necessariamente trasformare in educazione. È quello che noi cerchiamo di fare nella scuola. Naturalmente abbiamo in questo processo la collaborazione ampia, un corpo docente veramente di grandissimo spessore e qualità, e la collaborazione ampia di tutta la collettività, a cominciare dagli enti locali a finire ai genitori, che riconoscono alla scuola questo ruolo. E quando si realizza questo connubio, naturalmente non è molto difficile far bene. Certamente, Campo di Pietra è un paese che negli ultimi 10 anni ha avuto un forte sviluppo demografico, vuol dire anche tanti bambini. Ci sono strutture scolastiche comunque, diciamo, tutte a norma, tutte che sono state nel frattempo o ristrutturate o ricostruite. Ma perché è importante per i bambini, diciamo, abitanti a Campo di Pietra frequentare poi la scuola primaria, tutti i vari passaggi qui a Campo di Pietra, secondo lei? Perché è l'unico modo perché a Campo di Pietra poi si sentano comunità, perché se non si trascorre la giornata insieme e non si realizzano attività insieme, poi rimane una parte del proprio tempo vuota. Se io immagino i bambini che non frequentano, quei pochissimi bambini che non frequentano la scuola a Campo di Pietra, non si sentono facenti parte di questa collettività neanche nel loro tempo libero, e il tempo libero dei ragazzi e lo stare insieme, l'associazionismo è un altro aspetto importante. Anche l'associazionismo è molto molto attivo in questa comunità, ed è quello poi che crea la condivisione e la cittadinanza, l'appartenenza, perché è vero che questi ragazzi dovranno necessariamente guardare al mondo intero, perché insomma, il mondo si è aperto tanto, però si può guardare al mondo intero se si è consapevoli della propria identità, se si conosce bene, se si conoscono bene le proprie radici. Questo credo che sia necessario. Queste radici si realizzano proprio nello stare insieme in tutti i momenti della giornata. Allora i bambini si incontrano, si conoscono, si stabiliscono le relazioni a scuola, e queste poi si trasportano anche nell'extrascuola, che è molto importante. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Grazie, e il Signore ci ha benedetto. Gianluca Cefaratti, sindaco di Campo di Pietra. Dunque, si inaugura una nuova scuola, è un po' un punto d'arrivo di un percorso iniziato un po' di anni fa, che ha portato comunque a dare una sistemazione, un adeguamento definitivo praticamente a tutti gli edifici scolastici del paese. È un punto d'arrivo importante per questa comunità, è un punto d'arrivo davvero che ci gratifica per il percorso fatto in questi 10 anni lunghi, ma che davvero ci porta a una condizione degli edifici scolastici davvero ottimale. Non abbiamo problemi di nessun tipo, abbiamo affrontato anche l'emergenza nel modo migliore. Oggi completiamo un percorso che si riaprirà però a breve, perché siamo contenti e soddisfatti del fatto che la struttura che ospitava la scuola primaria ospiterà a partire dall'anno prossimo l'asilo nido, per cui è un percorso che si chiude, ma un percorso che al stesso tempo si apre per offrire davvero nuovi servizi ai cittadini. Speriamo che tutti e tanti possano cogliere questa occasione.
Campo di Pietra fa parte di una specie di network, lo diceva anche prima l'assessore Vitagliano, c'è questa vivacità che coinvolge quanti bambini, soprattutto diciamo come si svolge poi l'attività scolastica. Ma noi siamo sede dell'Istituto Comprensivo dal lontano 2000, direi. In questi anni abbiamo lavorato molto sulla scuola, abbiamo strutture idonee, strutture adatte, abbiamo lavorato anche per quanto riguarda la progettualità della scuola, accompagnando la scuola e i dirigenti scolastici che si sono succeduti in questi anni nelle loro attività. Siamo contenti di aver speso e di aver speso bene i nostri soldi in qualche maniera. Continueremo ad accompagnare la scuola e accogliamo tanti ragazzi, insomma, avere oggi 5 classi nella scuola media, 7 classi alla scuola elementare, avere già una sezione primavera attiva, avere una scuola dell'infanzia, collaborare con il comune di San Giovanni dove c'è la scuola dell'infanzia paritaria, pubblica, chiedo scusa, credo che sia importante perché noi abbiamo il dovere come amministratori di offrire servizi ai nostri cittadini, non l'abbiamo fatto in questi anni e continueremo su questa strada. Infine una battuta per quanto riguarda diciamo un post terremoto che non ha portato semplicemente nuove scuole ma lo spunto per dare altri spazi, cioè c'è Piazza San Martino Vescovo ad esempio che prima non c'era, c'è questa nuova scuola, diciamo, è una comunità che ha risposto anche a un momento di difficoltà dandosi in qualche modo anche un diverso aspetto di fruibilità. Ma sì, in definitiva nonostante i danni e nonostante tutto quello che è successo, il terremoto forse ha fatto vivere in questi 10 anni un Molise per certi versi nuovo. Forse i soldi non si sono spesi dappertutto bene nel migliore dei modi, perché noi abbiamo colto questa occasione per dare anche un restyling in particolare al centro storico. Le operazioni continueranno, posso dire oggi che finalmente partiranno anche i PEO e i PES nella nostra cittadina a brevissimo. Per cui noi abbiamo colto questa occasione, questi fondi, li abbiamo utilizzati finora bene e spero di continuarli ad utilizzare nel miglior modo possibile. Presidente Iorio, un nuovo edificio che si inaugura qui a Campo di Pietra, sono 10 anni dal terremoto del 2002, in 10 anni si è costruito, si è ricostruito, si è adeguato tantissimo in Molise. La parola d'ordine imperativa, sicurezza. Sì, la scuola sicura è stato un obiettivo che ci siamo impegnati a raggiungere. Siamo a percentuali altissime rispetto al resto d'Italia sulla sicurezza degli edifici scolastici, molti sono nuovi, questo è stato abbattuto, quello vecchio ricostruito ex novo, ma in tante realtà comunali ognuno ha scelto il suo modello e devo dire che siamo soddisfatti perché vedere queste scuole, vedere la gioia dei bambini che entrano in un ambito sicuro e tranquillo dal punto di vista sismico, io credo che sia la maggiore soddisfazione che un amministratore pubblico può avere quando vede cioè realizzato una sua idea e un suo progetto. Prima anche la dirigente scolastica ha sottolineato l'importanza della scuola non soltanto diciamo, come luogo fisico ma come luogo di aggregazione. È importante dunque ripartire dalla scuola per dare in qualche modo continuità ai piccoli centri. Campo di Pietra è in qualche modo diciamo, un centro in grande sviluppo, c'è bisogno di queste strutture. Beh sì, ogni centro ha le sue caratteristiche. Noi stiamo anche vedendo che molti sindaci stanno affrontando anche il problema della scarsità del numero degli alunni, per cui per garantire una qualità della scuola c'è bisogno di fare una scelta dei poli scolastici anche intercomunali, ma comunque credo che l'organizzazione sia fondamentale, ma la cosa principale è che i locali siano sicuri. Dopo la tragedia di San Giuliano non possiamo consentirci la responsabilità di non aver fatto a sufficienza il nostro dovere. Grazie Presidente. Ciao. Beh, che sto... Tra la gente che spera in un domani di bontà e vuole cantare su questa terra la serenità. Diamo anche una nota tecnica per quanto riguarda diciamo, la popolazione scolastica qui a Campo di Pietra e la dotazione poi di un edificio, perché non è soltanto diciamo, edificio ma è anche comunque diciamo, dotazione didattica, se non mi sbaglio ci sono anche classi 2.0 all'interno di questo edificio.
Sì, assolutamente, questa scuola ha partecipato a tutti i progetti di tipo nazionale e regionale che hanno implementato l'innovazione e quindi ha partecipato al progetto Scuola 2.0. Ha vinto, ha realizzato, poi vedrete all'interno una classe che sperimenta le attività di scuola 2.0, che tecnicamente significa che i ragazzi utilizzano le tecnologie didattiche per l'apprendimento, quindi hanno in dotazione un computer, hanno in dotazione libri digitali e svolgono un'attività anche con supporto della lavagna LIM interattiva, insomma stanno concretamente realizzando con l'uso delle tecnologie una innovazione metodologica e questo è molto importante perché li confronta con messaggi, con linguaggi che sono molto più familiari del messaggio della parola scritta, della parola, diciamo, si abituano ad utilizzare strumenti audiovisivi che sono anche molto importanti per l'apprendimento. Assessore Vitagliano, tra pochi istanti si inaugura una nuova scuola qui a Campo di Pietra, ma è uno dei punti di un percorso molto ampio che è stato costruito negli ultimi 10 anni su tutta la regione. Perché l'importanza delle scuole sicure non solo come concetto ma come applicazione pratica? Sì, e purtroppo c'è l'amarezza di chi è abituato ai fatti e poi vede che molte volte l'attenzione viene distratta da situazioni completamente avulse dai nostri bisogni e dal contesto. Quando si dimentica in questa regione che in 10 anni di governo regionale Iorio si è messo in sicurezza l'80% del patrimonio, siamo la prima regione in Italia per numero di scuole messe in sicurezza. Queste sono cose che dovrebbero far parte del patrimonio comune di conoscenza, però molte volte si dimenticano e magari andiamo appresso a qualche situazione contingente. Però io credo che questa è la politica, questa è la buona politica e rispetto a queste cose bisogna trovare soddisfazione, non prendere il merito. Trovare soddisfazione. Ecco, qui c'è una scuola nuova che viene inaugurata, ma ci sono anche altri edifici che sono stati nel frattempo messi a norma che ospitano tanti bambini. Quindi diciamo è un percorso coordinato, non soltanto diciamo restituire nuovi edifici, ma anche far riguadagnare all'esistente una sicurezza importante e definitiva. Certo, a parte che qui c'è un'amministrazione particolarmente attiva, operosa e molto attenta ai bisogni della comunità, ma è tra l'altro una comunità che vive nell'hinterland del capoluogo, fa parte della città metropolitana, i bambini sono in crescita, non avrebbe avuto senso fare solo la scuola. Qui c'è un sistema a rete all'interno che magari sarebbe un buon esempio da seguire.